Buongiorno, buongiorno, buongiorno amore. Buongiorno. Allora ragazzi, so quello che sentite, scusate. Oggi andiamo al Burger King e siamo in questo nuovo incredibile video car vlog, però lo volevo fare mentre stiamo raggiungendo per l'appunto il Burger King. Andiamo a provare il King Rodeo, che dovrebbe essere tipo un panino gigante triplo. Ci dovrebbero essere anche gli anelli di cipolla, quelli fritti, e immagino con tante altre salse dentro. Non lo so, non mi sembra di averlo mai preso il King Rodeo, perché poi tra l'altro è tornato da poco. Quindi subito un bel pollicione in su per il vostro ciccio che è 89, per la pulizia che ho dietro, che ho superato, però nelle giuste norme di velocità, non è che ho fatto niente, perché questi vanno a 2 km/h. Anche perché poi ragazzi, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, perché la prossima settimana, se non erro, andiamo a provare l'hamburger di Burger King, quello vegetariano con i nuggets vegani, scusatemi, non vegetariano, vegano se non ricordo male, che pure quello dovrebbe essere molto molto interessante. Sembrava una giornata stupenda, ma più vai al centro di Roma e più fa brutto tempo, torni verso fuori Roma e più fa carino tempo. Ma va bene, ci vediamo a Mac Drive, al Burger King Drive, perché vabbè, fuori di capoccia. Allora ragazzi, ci siamo appena accorti che un King Rodeo 3.0, perché questo è il 3.0, sta a 12 euro. Mortacci! 12 euro un panino? Ci sta, cioè nel senso... bello paninone. Un bello paninone, bello grosso. Buonasera, guarda, ti ho fatto un ordine con l'app, il numero 126. Questa cosa dell'app, ripeto, sempre molto figa, molto utile. E comunque il Burger King è più costoso del Mac, c'è cazzo da fare. L'ho sempre detto. È anche vero che comunque, secondo me, la qualità è leggermente migliore. Abbiamo dei premi. I panini in omaggio. Eh sì, perché con le corone che... E infatti ti invogliano a utilizzare l'app. No, ma ti invogliano a utilizzare l'app. È giusto, perché poi se tu ci guadagni pure qualche cosa, perché non dovresti utilizzarla? Fai prima, dato che è un panino molto costoso, 12 euro di panino, penso che lo fanno lì per lì. Non penso mai che un Burger King se lo possa permettere. Grazie mille di avere un roba che butta, capito? Allora signori, siamo alle spalle, non so se vedete qualche cosa, perché qua se vede davvero poco, ci sono persone che stanno mangiando, abbiamo alle spalle Burger King. Madonna, ma quanto pesa! Mazza, oh! Saranno 12 euro di panino, oh, raga, ma è tosto, eh! Io veramente c'è una fame oggi. Sì. Io sono stato poco bene tutti questi giorni, non ho mangiato niente. Ricordati che siamo nella mia macchina. Sì. Fresca l'insalata, che non c'è tra l'altro, quindi questo è un ottimo panino per Veronica. Meglio. Un ottimo panino per Veronica, mamma mia! Troppo grosso, certo, esagerato. 12 euro, però ne vale pure... Me sa la pena, raga. Però 12 euro un mutuo per un ragazzo, È tanto. Cioè, 12 euro. Uno sfizio di panino. Raga, ve lo faccio vedere anche così. Porco Giuda! Che pezzo! Alza un po' il panino sopra, per favore. Il pane sopra. Mamma mia, e quanta botta d'animo c'è sta qua dentro. Bello però, eh. È molto, molto bello. Molto, vede, tre strati di carne, le onion, il cheddar, il ketchup. Mamma mia! Che bello! Il profumo è fantastico. Volevo. Poi c'è il bacon, che però non è proprio croccante. Cioè, è vero. Hanno detto, te lo mettiamo bollito. Raga, è gigantropico! Minchia! Che bomba! Vado? Vai, poi vai. Assaggi tu? Ma io non ce la faccio a mozzicarla, mo. Gigante. Ah, pensavo stai a dare. Eh sì, sto stando. Che devo fare? Allora. Il sapore. È buono, però avrei preferito un sapore più da cowboy. È poco forte, nel senso che c'è questo ketchup che è molto zuccherino e porta molta acidità e molto zucchero al panino. Questo panino l'avrei preferito con una nota affumicata, un qualcosa di affumicato, sì, perché King Rodeo, tu è poco, mi immagino io che cavalco, è poco particolare. Allora, è buono, ma questo ketchup invade. Molto invadente. Molto aspro, proprio tanto. Cioè, se tu provi a senti quanto è aspro, sì, è e quanto è zuccherato allo stesso momento. Questo cambia un po' tutto. Le onion sono flaccide,
caldo mi imbocchi. Lo senti, sì, però non so, croccanti. Quindi sì, è bella l'idea, no, ma non rende. Non è rende. Buona perché è buona. Non rende però. Ma a me mi sembra un pochetto aspra, mo. Mi viene da fare così, tipo un limone. Com'è possibile? È il ketchup che è proprio, raga, una botta di aspro sto ketchup. Eccala. Allora, ciao raga. Datemi 5 minuti e poi se facciamo la foto. Allora, super super aspro, super aspro. Però ci sta, però boh. In complessivo 3 e mezzo. Perché dici niente di particolare? Non mi sento un cowboy. Che te senti? Mi sento aspra. Mi sento una che sta raccogliendo i limoni a Sorrento. Una che sta raccogliendo i limoni a Sorrento. Però è buono, raga, molto buono, molto buono. King Rodeo? Manca mozzicallo sto coso. Manca da affumicato, raga. È veramente pieno. Cioè, proprio tanto. È grosso. Veramente non un botto. Mozzicallo. Cioè, a me. È veramente pieno. Pieno, pieno, pieno. Io non adoro troppo mangiare sti panini così grossi. Basta, io, amore. Basta pure tu. Meno male che Veronica mi fa, ma sai che c'è? Ma prendine uno. Ma sì, Mamma mia, che botta! È un hamburger gigante. L'hamburger più grande che ho mai mangiato in un fast food. Sì, è vero. E neanche così soddisfacente, però. Allora, non è che non è buono. È buono. Non è che non è buono, è che non è fresco. Buono, non è succoso, perché invece era succoso. Niente di particolare. Però il cheddar si sente o non si sente. La carne si sente o non si sente. Quello che è il suo ketchup super acido. È aspro, dolce, acido, insomma, proprio boom. Che però non mi fa sentire un cowboy. La signora che raccoglie. No, una bella ragazza con tutettone così. Che raccoglie i limoni a Sorrento. Okay. Questo è quello che mi sento poi, in questo sbaglio, momento. Se raccoglie pure i meloni. Ve lo consigliamo? No. No. Ti posso dire la verità, con 12 euro. No, a voi, a te, cioè. Soprattutto le ragazze, non è che poi hanno fatto. Beh, poi dipende che tipo di ragazza, tu no, però ci sono altre ragazze che. Vanno. Loro, io non ci riesco. A me piace quando è bello grosso, però. Sapore ci sta, cioè era tutto giusto, però non mancava qualcosa di affumicato, l'ho detto. E poi le onion comunque erano morbide, cioè non mosce, quindi o erano già mosce o possibile se sono mosciate in 2 secondi no, e mezzo. Erano già mosce. Ragazzi, vedo se ci stavano i pischelli qua fuori che se volevo fare la foto, mi faccio una foto. Ci vediamo prossima settimana con un altro panino del Burger King e del McDonald's. Oh, se l'avete provato fatemi sapere e scrivete qui sotto che panino volete che andiamo a provare. Mi raccomando. Al prossimo appuntamento, il vostro Cimo 89. Ciao ciao. Breve storia triste ma intensa. Due cose. Io sono sceso dalla macchina e ragazzi non c'erano più. Forse non mi hanno sentito dal finestrino. Ma sappiate ragazzi che io ero pronto a fare tranquillamente una foto con voi. Vi avevo detto di aspettare che avrei fatto la foto. Ma forse non mi avete sentito. Oh, non lo so, ci avevate da fare. Due. Veronica ha fatto una battuta dicendo: ah, povero il mio naso. Ricordati che Voldemort questa battuta non la può fare. Quindi ringrazia che hai un naso. Oh, ma da capo!